Bentrovati alla prima edizione del nostro TG. Apriamo questo notiziario con la politica. Sono state presentate presso l'Hotel Guglielmo di Catanzaro le liste del PDL per le prossime elezioni al Senato e alla Camera. Tra i catanzaresi candidati figura solamente l'onorevole Pieraiello, che è appunto ci ha detto la sua su questo argomento. Sentiamo le sue parole. Io sono onorato, non mi aspettavo di essere il solo. Questo, diciamo che da un certo punto di vista, per me è motivo di grande soddisfazione e di grande compiacimento. Speriamo di trovare un consenso largo intorno alla mia persona, proprio col messaggio e con l'impegno e con le caratteristiche che ci hanno contraddistinto nel corso del tempo, di badare soprattutto ai problemi del territorio, a prescindere poi il colore che uno andrà a rappresentare in Parlamento. Io sono molto fiducioso. Spero che tutti i cittadini, non solo di Calabria di Catanzaro, ma calabresi, si uniscano insieme per portare avanti un progetto che ci ha, diciamo, visti protagonisti già a livello regionale e che spero ci vedrà protagonisti anche a livello nazionale. Cronaca, soste selvaggio ancora una volta protagonisti in città. Questa mattina via Buccarelli è rimasta bloccata per circa un'ora a causa di un SUV che intralciava la circolazione di auto e bus. Proprio un mezzo della MC è stato costretto ad attendere il proprietario della vettura. Grandi proteste dei cittadini. Vediamo il servizio. Questa non è una strada per passare un pullman, perché ci sono troppe macchine. Poi il codice stradale non lo usa nessuno. E io sono una moglie di un vigile, premiato con la medaglia d'argento, e basta, vi dico questo, basta. Il problema è stato sempre soltanto questo, il traffico, e si può vedere da solo come purtroppo le macchine fanno quello che vogliono, i vigili sono inesistenti e non si trovano mai, anzi abbiamo provato pure a telefonare e non hanno risposto, con testimoni qua vicino ci sono dei signori, quindi potete benissimo domandare, non è che dico bugie, quindi. Sport, football americano. Buona la prima per gli Assitura Highlander Catanzaro, che davanti al proprio pubblico presso il campo scuola di Catanzaro si impongono senza problemi sul Caritas Messina nel test match in preparazione all'esordio del campionato di football americano a Nova, che avverrà il prossimo 24 febbraio. 30-16 è il punteggio finale di una partita mai in discussione, con i ragazzi del coach Massimo Marino che battono i colleghi messinesi. Questa era l'ultima notizia, la prima edizione del notiziario si chiude qui, vi do appuntamento alle 22 per la seconda edizione. A più tardi!